baby prostituzione e arresti della polizia. Giornata mondiale dei pizzaiuoli, pizze per i più deboli. Tampone solidale Napoli premia la solidarietà. Napoli, sei tornato. Buona settimana e bentrovati con l'informazione di Napoli News. Apriamo il giornale parlando di cronaca e dell'operazione antiprostituzione minorile che è scattata all'alba a Palermo e che vede protagonista un imprenditore campano di Salerno che avrebbe creato un giro di baby squillo da portare alle feste di lusso. Ma tutti i dettagli nel nostro servizio di apertura. Venivano contattate tramite i social e invitate a partecipare a dei provini con il miraggio di essere introdotte nel mondo della moda, tutte bellissime, molto giovani e spesso minorenni. Superato il provino con 50 euro, si iscrivevano all'agenzia. Ostriche, champagne, orge, meglio se con ragazzine bellissime e soprattutto sveglie, sono queste le situazioni che un imprenditore della provincia di Salerno avrebbe organizzato grazie ai titolari dell'agenzia di moda Vanity Model Management. Francesco Pompa e Massimiliano Vicari sono finiti in carcere con l'accusa di gestire un giro di prostituzione minorile di cui avrebbero usufruito anche loro, come emerge dalle intercettazioni dell'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Anna Maria Piccozzi. L'imprenditore campano sarebbe stato perfettamente a conoscenza dell'età delle ragazzine, la più piccola 15 anni, che avrebbe anche dovuto saltare giorni di scuola per raggiungerlo a Milano e nella sua villa al mare in Campania, ma era comunque disposto a pagare per avere rapporti con loro. Secondo le indagini, ad essere informati dei fatti anche alcuni genitori delle vittime che nelle intercettazioni venivano contattati per chiedere di far perdere alle figlie giorni di scuola e per farle dormire con loro. Grazie alla confessione di una ragazzina appena 15enne è stato scoperto il giro d'affari illecito e di prostituzione minorile. Tutti sono finiti alla sbarra con accuse gravissime. E sono ripartite le vaccinazioni anti-Covid in Campania. Questa mattina è stata la volta degli studenti di medicina della Federico II al Policlinico Federiciano al Rione Alto. Intanto il bollettino di ieri dell'unità di crisi della regione Campania parlava di 1021 positivi a fronte di 14.588 tamponi processati, 12 purtroppo ancora i decessi e 452 i guariti. E ieri nella giornata mondiale del pizzaiolo l'associazione Pizzaiuoli Napoletani di Sergio Miccu ha messo in campo la propria solidarietà regalando pizze ai più bisognosi della città di Napoli. Sant'Antuono Pieto Vecchio e dammo un nuovo. Il vecchio, ovviamente, guardandosi indietro, è il Covid e tutte le negatività che ha lasciato nel 2020. È l'auspicio dedicato quest'anno al tradizionale cippo dell'associazione Pizzaioli Napoletani, organizzato nella giornata dedicato al santo protettore degli animali, che da 3 anni coincide con la giornata mondiale del pizzaiolo all'esterno della sede dell'APN a Napoli, in via Michele Parise. E per celebrare in modo diverso la giornata, i pizzaioli hanno preparato le pizze per alcune associazioni di volontariato e di carità che fanno capo ai frati francescani nella città di Napoli. Le pizze sono state consegnate ai poveri e ai bisognosi tramite l'associazione La Locomotiva, che opera presso il convento dei frati francescani La Palma nel Rione Sanità, che ospita circa 80 senza fissa dimora, tramite il gruppo dei volontari della carità che fa capo ai frati del convento di San Pietro ad Aram al corso Umberto I, che si prende cura dei poveri della stazione di Piazza Garibaldi, e tramite gli operatori Caritas che si prendono cura delle famiglie povere del quartiere di San Giuseppe nella zona del monastero di Santa Chiara. Un appuntamento quest'anno che rinuncia ai momenti di divertimento e svago per concentrarsi proprio sul rito propiziatorio per l'anno nuovo, sul fuoco che può sconfiggere la malattia e restituire quella luce e quella serenità ai pizzaiuoli, così il presidente dell'associazione Pizzaiuoli Napoletani, Sergio Miccu. Abbiamo distribuito 300 pizze ai meno abbienti e poi alla fine il fuoco propiziatorio, il famoso cippo di Sant'Antonio, che sperando che i forni si accenderanno e non si spegneranno più. All'iniziativa ha preso parte anche l'assessore del comune di Napoli, Rosaria Galiero. Questo è un momento meraviglioso, no? Riuscire non soltanto in un anno che è stato così complicato, così difficile per tutte le attività, per i pubblici esercizi e che ci ha visto così tanto anche lontani,
dovendo mettere delle distanze fisiche tra di noi. E come celebriamo questa giornata in una maniera meravigliosa, nel dire che non siamo lontani ma siamo vicini, e una categoria che è stata così in difficoltà come fa a festeggiare regalando ovviamente una carezza, dando ovviamente un segno concreto della sua presenza con questo gesto di solidarietà meraviglioso. Dalla sanità piscinola, in tanti napoletani che hanno potuto beneficiare del tampone sospeso, iniziativa messa in campo dall'Associazione Sanità Diritti e Salute. Tampone a basso costo e la possibilità di donare un tampone gratuito a chi ne avesse bisogno perché in difficoltà economiche. In questo consiste l'iniziativa solidale premiata con una targa dall'ottava municipalità che racchiude i quartieri di Chiaiano, Piscinola, Miano e Marianella. Con il presidente della municipalità, Apostolos Papais, e il presidente dell'Associazione Sanità in Diritti e Salute, Angelo Melone, è intervenuto anche l'ex presidente della Salernitana Calcio, Aniello Aliberti, la cui impresa ha permesso, grazie a una donazione, di effettuare 800 tamponi gratuiti. Anche persone così semplici hanno donato, magari mentre effettuavano un tampone, un altro tampone in sospeso per il prossimo. È un gesto di condivisione, è un gesto che ha dato un forte segnale e ha avuto una risonanza in tutta Italia, ma anche all'estero, in tampone sospeso, perché è un gesto di grande solidarietà, si dona appunto un accertamento diagnostico perché si condivide con il prossimo un problema. C'è stata una forte sinergia tra la municipalità, l'associazione, il decanato dell'ottava municipalità, la protezione civile e la polizia municipale, quindi oltre, diciamo, un'azione solidale per il territorio, anche una sinergia istituzionale, quindi un elemento in più. E ieri grande vittoria al Maradona del Napoli, che strapazza la Fiorentina per 6-0, a segno due volte Insigne e poi un gol a testa per Zielinski, Lozano, Demme e Politano. Sugli scudi anche Andrea Petagna, ieri autore di una grande prova e di due assist nel primo tempo. Il calciatore poi nella ripresa è uscito per un problema al polpaccio che mette in apprensione Gattuso per la grande sfida, la finale di Supercoppa, che si giocherà mercoledì sera al Mapei Stadium di Sassuolo. In quel caso, se non dovesse recuperare Petagna, sarebbe schierato dal primo momento Dries Mertens, che ieri è rientrato in campo dopo lo stop. Ma sentiamo Gattuso nel post partita. Si è parlato spesso ultimamente delle occasioni sprecate, no? Penso che oggi abbiamo, a livello di conclusioni, la media è stata molto alta e sono contento. È sembrata una partita facile, ma l'abbiamo fatta diventare facile noi, perché all'inizio, dopo l'1-0, Ospina ha fatto un miracolo, se non sbaglio, su un errore nostro, su una costruzione dal basso con Demme, una traversa. E dopo, secondo me, la partita è cambiata sulla giocata di Lorenzo, quando siamo andati in gol, ha fatto una grandissima giocata. E secondo me la Fiorentina ha perso un po' di sicurezza ed è stata fondamentale quella giocata. Sono contento, ma non solo per come abbiamo fatto la fase offensiva. Oggi la squadra è stata molto più compatta, ha lavorato dietro la linea da palla, ha voluto far fatica, e mi è piaciuta la mentalità della mia squadra oggi. Venivamo da due vittorie, tante chiacchiere, perché sono state fatte tante chiacchiere ultimamente, tante inesattezze, problemi, presunti problemi io e la squadra. Vi posso assicurare che io con la squadra non ho nessun problema, posso avere qualche parola con qualche mio giocatore, ma come si hanno in tutte le grandi famiglie, ma dopo passa tutto. Ed era giusto stare tutti insieme, guardarsi negli occhi, fare una bevuta, mangiare, quello che abbiamo fatto è stare 4-5 ore insieme. E non so se è servita, ma sicuramente sono cose importanti nei momenti quando c'è stanchezza. E ho visto una squadra che stava bene insieme, ho visto uno staff che stava bene insieme, ho visto 60 persone che stanno tutti i giorni a contatto con noi, contenti, e penso che ci è servita e speriamo di poterne fare ancora altre. Secondo me la fotografia della gara è il terzo gol. Insigne prende la palla a metà campo, noi siamo in 5, l'avevamo circondato, ma lui è riuscito a uscire, quindi dobbiamo essere più attenti, più aggressivi. Aggressivi non vuol dire far falli, andare vicino all'avversario e cercare di non farli ripartire. È difficile commentare un 6-0, quindi dobbiamo assolutamente chiedere scusa ai nostri tifosi, ci sentiamo
responsabili di questo, ma con la testa alta dobbiamo ricominciare già domani a pensare a una partita per noi fondamentale, che è quella di sabato. Ed era questa l'ultima notizia del nostro videogiornale, appuntamento a domani con la nostra informazione. Arrivederci.